Consigli per i regali di Natale giorno 19. Oggi torniamo nel reparto pop-up perché ci sono ancora tantissimi libri da scoprire. Cominciamo con un classico, Il Piccolo Principe, un libro sia per grandi che per piccini, un libro da collezione, la storia completa con tantissimi pop-up e anche delle parti interattive. I più amati dai bambini, tra cui Occhio allo Spazio, per gli appassionati appunto di spazio e costellazioni. Ovviamente tutti i libri pop-up sono pure interattivi, quindi hanno sempre delle parti da scoprire, da muovere. Occhio al corpo umano, altro argomento che piace solitamente moltissimo. Stessa collana, Occhio ai dinosauri. I balletti più belli, libro pop-up e sonoro. Quindici incredibili creature mitologiche da tutto il mondo. Notre Dame de Paris, il libro pop-up. Sono arrivate le giostre! Questo è un libro che all'inizio ha una storia, poi ha tutti dei fustellati da staccare e poi magia, magia, magia. Eccole qui le giostre e possiamo ovviamente giocare con tutti i personaggi e pezzi che abbiamo staccato. Della stessa collana c'è anche una casa da sogno. Quindi prima parte la storia. Poi tutti i personaggi e i pezzi da staccare ed infine la casa con cui giocare. Quindi libro e gioco della serie Scanorama. Oggi vi faccio vedere Animali straordinari. Storie di draghi parlanti. Oh mamma.
Anche questo è un libro scenario magico. Si apre un castello proprio a 360 gradi e poi all'interno scoprirete come poter animare la storia. Ha tantissime cose da scoprire. Poi per i più piccini ci sono pure tantissimi pop-up, dalle fiabe ai libri con gli animali, ai libri con le stagioni e tanti tanti altri. Guardate, è simpatico questo degli alieni. Il corpo umano, sempre per i più piccolini. E che dirvi? Il nostro reparto pop-up vi aspetta. Grandi e piccini, venite a sognare un po' con noi. Alla prossima, ciao!